Eccoci, ciao Carlo. Ciao ragazzi, ciao Torniamo Fabio. dopo un po' di Dopo tempo un po' di dall'ultima tempo. diretta, però ci siamo, ci siamo. Questa sera ovviamente è una nuovissima puntata di Scale Senza Frontiere in cui abbiamo, come avete visto, Osvaldo Loiacono insieme a William, che è padrone di casa, infatti noi lo introduciamo subito perché senza di lui Introduciamo qua non William, sappiamo così più William dove introduce girarci. l'ospite. Dai, eccoci, buonasera a tutti. Eccolo. Ciao William. Non so se c'è già qualcuno in Sì, collegamento. sì. Allora, intanto Ci siamo. saluto tutti, mandate qualche messaggio di... Fatevi sentire, anzi fatevi vedere perché io vedo i messaggi ma non vi sento ovviamente. Ok, beh, Nicola Che loro due Schibbu non potevano mancare, in esatto. prima linea e Frank Bartolone alla Manca grande. Simone Balsamo, ma secondo me sta scrivendo. Dai, c'ho questa Mo tra un po' arriva presentimento. Simone Balsamo. Esatto. Nicola Aia, prima Giuseppe, Nicola grande. Giuseppe. Ciao ragazzi. Ok, Allora, questa sera parliamo sempre di improvvisazione, ovviamente, che non è il nostro argomento principale. Io non perlomeno quest'anno, da quando abbiamo aperto queste abbiamo ho, mi è venuto in mente di creare questo format, grazie anche all'aiuto di questi due baldi giovani. Ok, Baldi, qui baldi. senza di loro io non potrei fare queste dirette sono veramente un aiuto prezioso. E comunque questo format mi è venuto in mente perché sono forte appassionato di improvvisazione, della materia di improvvisazione, insomma, che ovviamente non riguarda solo la chitarra, ma anche altri strumenti. Anzi, preannuncio che probabilmente avremo anche qualche altro ospite che non chitarrista. Ok? Quindi già ho dei contatti a livelli abbastanza alti, quindi aspettiamoci degli ospiti anche non chitarristi, no? Perché molto spesso ci possono dare quelle dritte in più che nel mondo della chitarra non ci si aspetta, perché ovviamente ragionando da chitarristi si ragiona in un modo, mentre gli altri strumenti a volte ci danno delle idee diverse, ok? E quindi ci aiutano a rendere l'improvvisazione più interessante, ok? Volevo dire che questa sera abbiamo un altro ospite interessante. Credo adesso io non so se mi ricordo bene, al limite lui stesso praticamente mi confermerà questo mio ricordo. Io credo che di essere stato un suo collega dai tempi di Axe Magazine, quando scrivevamo su Axe Magazine, e credo che anche lui curasse delle rubriche su Axe Magazine. Poi vedo se lui lo confermerà. Ragazzi, Osvaldo Loiacono è qui con noi questa sera. Ovviamente facciamo un applauso virtuale, ma ce l'hai l'applauso quello là fisso? Ce l'ho, arriva subito. Voglio l'applauso, se no qua non si Ciao. scalda nulla. Ciao Ciao ragazzi. Osvaldo. Buonasera, ciao, Ciao, ciao bentrovati. Osvaldo. Grazie per Senti, avermi voluto. no, ma che per noi è un onore, per me è un grande piacere. Oh, grazie. Eccoli. Immancabili, ovviamente. Grande Osvaldo. Senti, Ciao ragazzi, ciao. Un privilegio per me. Osvaldo, ma tu è vero, scrivevi anche tu su Axe Magazine, vero? Come no, come no, E allora assolutamente. mi ricordo Sì, bene. per allora, 2000, dal 2006 al 2013, quindi 7 anni pieni di rubriche, di Più o interviste, meno, il sì, periodo forse sì era quello. io pure un pochino di più, Forse credo mi hai tanto. preceduto addirittura su Sì, Axe. io di più. Però poi io ho avuto poi dei periodi, dopo un po', ho fatto degli anni consecutivi, poi dopo mi sono bloccato un attimo, poi ho ripreso, insomma. Comunque più o meno l'abbiamo passato Sì, siamo lo stati anche stesso. contemporanei. Sì, lo stesso periodo. Sì, una bella esperienza, una bella esperienza Sì, molto no, ma formativa. devo molto ad Axe Magazine, infatti spero che qualche volta Fabrizio Dadò potrà, spero che un giorno potrà essere qui ospite nella nostra trasmissione. Ogni tanto lo Facciamo. sento, ogni tanto lo sento, ci scambiamo dei messaggi.
Sì, ogni tanto pure sì, io. è sempre un piacere. E fa parte di quella categoria di persone, sai, che insomma facevano imprenditoria nel campo dell'editoria musicale. Certo, erano altri tempi, ormai sì, erano tempi purtroppo in cui... abbiamo dovuto lasciare il posto ad certo. altro, però erano i tempi in cui prima ancora che scrivessimo sul giornale non aspettavamo altro che il fine mese, quando venivano fuori, no, in edicola tutti i numeri dei maggiori delle maggiori testate chitarristiche, per imparare un po', per cercare di carpire qualche segreto, specialmente in una terra come la mia, in Sicilia, dove non è che c'erano grosse possibilità di poter studiare, per cui, sai, dovevamo farlo con il coltello tra i denti, cercando di rubare. A proposito di questo, ecco, magari per chi non ti conoscesse a fondo, sì. quali sono stati i tuoi studi? Qual è il tuo background educativo nel mondo musicale? Insomma? Io sono un autodidatta, per cui tutto okay. quello che so l'ho imparato. Anch'io sono abbastanza autodidatta, quindi... Beh, sì, l'ho imparato da solo, sui dischi, che ancora, tutto il materiale su cui ho studiato lo conservo gelosamente e lo uso ancora, a partire dai dischi che vedete qui. Il primo dei quali è un disco di Jimmy, e tutta la mia collezione di libri, poi qui non vedete i dischi, i CD, eccetera, però sono... E qui c'è la mia storia, come dici tu, il mio background. Il tuo background, certo. Eh sì, perché considera che io sono cresciuto, io lo chiamo Nord Africa, no? Non è tanto Sud sì. Italia, ma è Nord Africa, perché io sono praticamente a 150 chilometri. Dalla Tunisia. Quindi sei, okay. per cui siamo, quindi sei il polentone degli africani, insomma. esatto, io sono il mentre ci sono i nordici, noi ci definiamo i sudici, no? Per cui io vivo ad Agrigento, che per carità è una, sì, è una benissimo, tu lo conosci, è una città che è veramente trasuda storia in ogni angolo, per cui sì, qui siamo sì. nella Valle dei Templi. Qui i greci hanno fatto la loro colonia, siamo stati arabi, siamo stati cartaginesi, per cui è stato un crocevia di culture, però è chiaro che siamo un po' fuori mano, ecco, oggi un po' le distanze si sono ridotte grazie a internet, grazie alla, diciamo, alla globalizzazione, certo. chiamiamola così. Adesso non vedi tutte le differenze, al di là di qualche servizio, sì, è normale che siamo un po' più indietro a questo livello, però diciamo che dal punto di vista degli stimoli, però, è stata per me una, come dire, una grande fonte di ispirazione, la Sicilia, il mare, i paesaggi, il vulcano, i templi, tutta una serie di stimoli veramente artistici, che comunque mi hanno fatto rimanere qui in Sicilia, perché nonostante avessi avuto tanti inviti, aver ricevuto tanti inviti a salire su e a trasferirmi, è stato un po' un filo conduttore della mia vita, il fatto di voler vivere certo. di musica e fare quello che volevo, però restando nella mia terra e godermi il mare e facendo crescere qui le mie figlie, ecco. Certo, ho visto che spesso fai dei concerti anche nella, cos'è, nelle zone archeologiche. Guarda, negli ultimi anni è una bella sì, cosa. Negli ultimi anni ho cercato di sposare un po', ritornando proprio all'amore per la mia terra, ho cercato di sposare il territorio con la musica con il territorio, visto che comunque è così pregno di monumenti, di segreti che magari non tutti conoscono. Allora io nel mio piccolo cerco di comunque di miscelare la mia musica alla Valle dei Templi, alle zone archeologiche, al Teatro Andromeda, un'opera artistica pazzesca che nella mia provincia. Insomma, cerco di sposare, ecco, di vivere le due mie passioni, la Sicilia e la musica. Ok, perfetto. Senti, ma quindi tu nella tua Sicilia hai anche importato, diciamo, ha a che fare anche con l'Africa il blues, quindi assolutamente. Quindi è vicino lì, da quelle parti. assolutamente. Ma guarda, quando parliamo infatti con i ragazzi in generale, con i colleghi, parliamo di un punto nevralgico del, diciamo, del nostro modo di suonare, che è il timing, no?
Ma sai, ma quali sono gli esercizi che consigli per sviluppare il timing? Dico sempre ok, ci possiamo lavorare, però è, diciamo che anche il timing, che non è per forza la capacità di andare a tempo, ma di, diciamo, di stare sul tempo, ecco, di ballarci sul tempo, ecco, è un po'. Penso che sia anche una cosa innata, e in questo caso penso che siano anche le nostre origini, il nostro incrociarsi di culture che comunque abbiano lasciato un segno sulla nostra, diciamo, personalità musicale. Mi fa piacere che questa cosa venga fuori e che in un certo senso queste contaminazioni si sentano, insomma, anche nel mio fraseggio, nel mio modo di concepire la musica, ecco. Certo, allora. Andiamo un po' nel vivo degli argomenti che riguardano un po' questo format, questa diciamo questo salotto dell'improvvisazione, via. Bellissimo, bellissimo, un laboratorio. Sì, ho voluto invitare questa persona che spero io non ci siamo mai incontrati noi, no? Mai. Neanche in nessuna fiera, quindi no. Spero di riuscire a farlo, insomma, assolutamente sarà un piacere, presto, tu lo sai, e quindi di riuscire a suonare insieme con te, insomma, magari in qualche situazione fieristica o quant'altro. E, comunque ci conosciamo virtualmente da tanto tempo, anche sì, su, da anni, su certo. Carta, insomma, da anni. Ma assolutamente. Diciamo il lato positivo del nuovo modo di fare comunicazione è quello. Tra l'altro sono stato dalle tue parti molto spesso, e anzi molto vicino, l'ultima volta credo un paio d'anni fa, di essere stato in Sicilia, perché io ho dei carissimi amici vicino. Poi tu lo sai, vicino a Agrigento, per cui sì, quelle zone le conosco abbastanza bene. Che bello. E ci torno sempre con piacere. Spero di farlo presto, di rifarlo presto. Avrai un'altra persona da salutare adesso. Ok, come no, volentieri. Senti, allora, ci parli un po'. La nostra trasmissione parla di improvvisazione, quindi... diciamo l'argomento principale nell'improvvisazione, come tu sai, è come noi trattiamo la tensione e la risoluzione. Nell'improvvisazione c'è una tensione e una risoluzione, quindi creare una tensione che ci porta a una risoluzione maggiore o minore. Adesso queste forme musicali esistono nel jazz, ma anche non pensiamo sempre solo al jazz quando si parla di improvvisazione. In realtà l'improvvisazione, come io già dissi nelle prime puntate, è una forma musicale molto più antica, ancora più antica del jazz. Quindi è stata rivalutata nel mondo jazz, ma esisteva già questa forma artistica musicale. E è stata rivalutata nel jazz quando è nato il blues, in realtà. Ok? Quindi noi vogliamo parlare un po' più del blues e cercare e vedere se queste forme di tensione e risoluzione come esistono, come ci vengono presentate dal blues, e sicuramente tu hai degli argomenti al riguardo. Ma guarda, diciamo che l'argomento è ovviamente piuttosto vasto. Quindi è difficile da un punto di vista didattico trovare un sunto immediato di tutto questo materiale, che comunque veramente mi rendo conto che è vasto e, diciamo che contrariamente a ciò che sembra, è più difficile di quello che poi sembra così a primo acchito, parlando di blues, perché sai, molti erroneamente pensano che un genere come il blues sia, diciamo, un genere abbastanza semplice da tensionare, da trattare, e al di là dei, diciamo, dei grandi puristi che conoscono l'essenza e vanno veramente in fondo alla materia, poi da molti, sai, viene trattato un po' con una certa superficialità, perché quando non c'è la passione per questo genere, in realtà tende ad essere solo diciamo, un territorio da esplorare, giusto per essere pronti, chissà capita, a suonare su un blues. Non è ovviamente il caso nostro, perché lì c'è un grande amore, una grande dedizione per questo genere, e ovviamente anche anche un'apertura verso le contaminazioni. Diciamo che negli ultimi 30 anni il blues
conosciuto canonicamente, no, che culmina, diciamo, con gli artisti degli anni 50-60, poi in realtà è stato riscoperto grazie all'invasione del British Blues, no, negli anni 60, grazie a Clapton, grazie a Page, grazie a Jeff Beck, Sì. ai Rolling Stones, diciamo, sono tornati in auge, diciamo, i grandi personaggi che in quel momento si erano un po' affievoliti, no? Howlin' Wolf, Muddy Waters, B.B. King, Albert King, Freddie King, insomma, Infatti, sono stati riportati in auge e poi fino ad essere contaminati anche dal linguaggio del jazz, no? Penso a quello che è successo un po' negli anni 80-90 con gente come Larry Carlton, per esempio, Robin Ford, questa gente che comunque ha questi grandi personaggi che hanno un po' rivitalizzato il blues, senza contare ovviamente i grandi puristi moderni, no? Tipo Stevie Ray e gente del genere, che comunque hanno fatto rivivere, ecco, un po' l'essenza di questo genere, che nella sua semplicità nasconde, ripeto, molte, molti trabocchetti, molte insidie, non sempre approfondite a mena dito anche da insegnanti, da chitarristi, da musicisti in genere, ecco. Io, per quanto mi riguarda, ho sempre amato le contaminazioni perché mentre amavo, diciamo, tutti gli artisti del Brit Blues e del Rock Blues anni 70-80, perché mio padre era, insomma, un grande, anni 60-70, perché mio padre era un grande appassionato di questo genere, per cui avevo i dischi a casa e ora custodisco gelosamente. Però poi mi sono nutrito a pane Jeff Beck e poi ho Beh, scoperto Jeff Miles Beck. Davis, esatto, e poi ho scoperto. È stato il primo vinile che ho comprato, quello di Jeff Beck, Wired. Sai, ce l'ho qua dietro. C'è Noi Lello siamo Panico che nati. è appena arrivato. Ciao Lelluccio! Ciao Lelluccio, grande caro Lello. Per cui diciamo che poi mi sono trovato ad essere affascinato da queste contaminazioni, no? Anche da queste tensioni, come le chiami tu, da un certo tipo di dissonanza. E grazie alla pratica di questo, ma pratica, parlo di, come dire, di far abituare l'orecchio, di aver fatto abituare l'orecchio con l'ascolto a questo genere di playing, è stato poi naturale il passaggio poi a un certo tipo di fraseggio, alla scoperta anche, perché ripeto, non avendo qui una scuola da frequentare, un insegnante di riferimento, ho dovuto fare un po' tutto da me, per cui sai, rubavo quella. Allora spopolavano, vi ricordate le vecchie videocassette didattiche che ovviamente noi Sì. compravamo piratate perché costavano 100.000 lire e allora compravamo quelle piratate a 20.000 lire, ma che però Sì. perdevano qualità nella duplicazione, per cui arrivavano già scordate di un semitono sotto, no? Esatto, sì, Don Mock, come qualcuno dice, sì. E mi ricordo, guarda, l'altro ieri, no, venerdì scorso sono andato a vedere il concerto di Scott Henderson che è venuto qui a Palermo. Sì, credo che anche in settimana, non so se l'ha già fatto, in settimana dovrebbe stare a Roma. O Eh sì, perché questa. sta facendo un giro. E io Sì. ricordo di aver divorato allora una videocassetta didattica per qualche anno che si intitolava Sì, Jazz come Fusion no? Improvisation. Che faceva questi mega lick blues, mega galattici, Sì, allucinanti, no, bellissimo. dove, sì, Sì, dove, sì. dove. Eh no, quale? Non melodic phrasing, Jazz Fusion Ma no, Improvisation. ah, Era la perché ce prima ne sono videocassetta. due, melodic Sì, phrasing c'era. quando svelava tutti i segreti un po' delle pentatoniche, no? Come sovrapporle, come vederle, diciamo, dal punto di vista modale. Ed è stata una bella palestra anche quella. E poi sono venuti chiaramente tutti gli altri a ruota che hanno fatto, diciamo, della contaminazione jazz blues un marchio di fabbrica. Però diciamo che sono rimasto sempre, ho cercato di restare sempre un hendrixiano convinto, perché poi vai così, no? Prima quando sei adolescente cerchi la velocità, cerchi le cose tecniche, però poi ti accorgi che sono tutte sovrastrutture, sovrabbondanze che alla fine servono, ma relativamente fino a una certa età, dopodiché cerchi di andare più all'essenza delle note, Sì, senti un po', a proposito di essenza, facci sentire qualcosa, dai. Allora. Dai, io ti lancio un funk blues in A, dai, in là. Ah, ok.
Mi controllo un attimo qui. Ci stiamo scaldando un pochino, dai. Non so cosa si è capito, con la latenza, però purtroppo ci può stare. Non lo so, però... Vabbè, ma noi amiamo suonare indietro, avanti, però... nel tempo, per cui va bene così. Sì. Non lo so, ma sicuramente il messaggio è arrivato. Vedo dei commenti positivi, dai. Non se ci, ci sono, sono domande, qualcosa, non, io saluto. Non ci sono dei teschi con le ossa, cose del genere, non ci sono. Io voglio salutare solo un amico che si è appena collegato e mi ha salutato, che è Ale Marchesin, un caro fratello di chitarra. Ciao, bello. Simone Balsamo, ciao Kevin Serra, ciao Willy, bellissima chitarra, grazie caro, sei... Leonardo, grazie. Ciao Mauro, l'ho scritto anche nei commenti, era tutto superlativo. Ah sì? Ho dovuto scrivere, mi sono inserito tra di voi al volo per dirvi che era tutto top. Senti, Osvaldo, andiamo un pochino nella trattazione un pochino più tecnica, diciamo tra virgolette, del blues. Quali sono i tuoi punti di appoggio quando tu improvvisi? Se ci sono artisti a parte Hendrix, se ci sono altri artisti che ti hanno ispirato molto, e quali sono i sistemi che maggiormente preferisci quando improvvisi in un blues non tradizionalissimo ma neanche troppo sofisticato, quindi un blues tradizionale un po' contaminato, un come po' questo qui? Ma guarda, sicuramente intanto ci sono dei riferimenti legati più al blues tradizionale. Uno di questi ti posso dire che è sicuramente Albert Collins, che è uno dei miei bluesmen preferiti. E in generale mi piacciono comunque tutti coloro che fanno del ritmo la propria peculiarità, no? Albert Collins, certo, aveva questa peculiarità, riusciva anche a giocare su due o tre chorus dello stesso blues, facendo sempre la stessa frase, però giocandotela sempre ritmicamente in modo diverso. Per cui... questo tipo di spostamento ritmico, questa anche aggressività della frase.
Ecco, l'ho un po' ereditata da Albert Collins, che ecco, anche l'uso così delle dita, sì, per avere proprio questo attacco, dove la nota non è mai, come dire, precisa, e singola, ma c'è sempre un giochetto percussivo dietro, no? Queste imitazioni, diciamo, del treno, no? Ecco. Ecco, poi queste. Ogni tanto, no? Queste svolazzate ritmiche, colpi sulla chitarra, Vero, sì. che nonostante non siano delle vere e proprie note, però danno al fraseggio una veridicità che è unica. Il problema è Sì, stato per vero. me, nel corso degli anni, riuscire a craccare il codice. Riuscire a craccare il modo in cui quelle frasi lì suonassero così naturali, Certo. suonassero così vere. Perché io, guarda, quando ascolto, ma in generale, non per forza, diciamo, chitarristi, ma in generale, assoli, che siano di sax, di pianoforti, di tastiere, che sanno già di preconfezionato, io immediatamente cambio. Perché è proprio una cosa che non, come dire, non mi appartiene nei gusti. E quando sento gli assoli preconfezionati dall'inizio alla fine, per me quella non è più, capito, improvvisazione, quella è composizione, ok, va bene, ma non è più improvvisazione. L'improvvisazione si basa sul momento, perché è estemporanea. Nel momento in cui ti insegnano che per iniziare a lavorare su una scala devi infilarci giù i pattern. Sì, ok, all'inizio va bene, ma per innestare un certo tipo di coordinazione tra gli arti, eccetera. Ma come improvvisazione, cioè, non è così che si lavora. Cioè, ok, decostruire una frase che ti piace di qualcuno e non per forza tirar giù tutti gli assoli, come No, dire, io non sono da. bravo, io non sono mai stato un fan del tirare giù tutto il solo e copiarlo No, proprio fino. no, no. Francamente non ho visto che non serve a granché, serve solo a Serve solo a. perdere un po', a No, perdere no, tempo. no, Nel no, no. senso. Allora, guarda, se tu lo fai con un'analisi dettagliata, ok, perché tutto quello che si studia, secondo me, te lo metti dietro il groppone e servirà sempre. Però, capito, cioè, vedere come dire, anche un video in cui ti ripropongono l'assolo di John Coltrane su Giant Steps dall'inizio alla fine, nota per Non nota, ha senso, e poi non ha magari quando gli senso. chiedi di improvvisarci su qualcosa hanno difficoltà, No, è quello il o gli chiedi problema. di fare uno slow blues e si perdono nella struttura, cioè diventa anche un problema, ecco, può diventare un problema, ma soprattutto per coloro i quali poi vogliono tentare a fare il salto professionistico, perché sono quelle le cose che ti mettono in difficoltà. E quando ti dicono, ok, stasera facciamo un blues in la, ma di solito lo facciamo in la, lo facciamo in fa diesis, in sol bemolle, in fa, e tu non devi avere problemi. Quindi tutto quello che è preconfezionato un po' mi è stato sempre stretto. Io avevo solo una curiosità per, diciamo, una visione della musica a 360 gradi. Se mi incuriosiva una frase, una nota che Miles Davis, per esempio, prendeva su un accordo, andavo subito a tirare giù l'accordo e poi cercavo di capire quella nota che cosa fosse, cosa, perché mi dava quella sensazione, e cercavo poi di Certo. portarmela nel mio linguaggio. Solo così è possibile, secondo me, sviluppare, diciamo, un linguaggio che sia un tantino personale, ecco, un tantino, come dire, non per un tantino riconoscibile, ecco. Certo. No, è importante, hai detto una cosa anche giusta. Ragazzi, lo dico sempre, prima di tirar giù un solo, Gli accordi, sempre. imparate prima gli accordi, perché se no sarà più facile poi capire quello che tirate giù. Cioè, non tirate giù il solo a pappagallo così e non sapete queste note a che servono, perché hanno suonato quelle note là. Gli accordi sono la cosa fondamentale. Fondamentale. E se impari la e soprattutto allenare l'orecchio a riconoscere le cadenze, a riconoscere le progressioni armoniche, perché poi comunque si ripetono, volenti o nolenti, si ripetono in altri brani. Per cui è
è materiale che ti ritrovi, lavorare in più tonalità, lavorare sull'accordo singolo, ma lavorare anche sul concetto di tonalità, riuscire a suonare solo le note degli accordi, lavorare sulle note guida, la terza e la settima. Cioè, se per esempio io volessi accompagnare un blues come quello, ecco, che stavamo facendo, no? Ok, fai tu. Per esempio, un primo passo per studiare, ecco, almeno nel mio modo di concepire lo studio didattico, che non era per, sì, forza fare... Certo. Ma quanto sei bravo in una posizione, per esempio, a cambiare accordi, a switchare da una scala all'altra, a far evidenziare il cambio degli accordi? Supponiamo di dover investigare una porzione di manico. Io ho sempre pensato che per superare i propri limiti sulla chitarra, quei limiti te li devi dare. Okay? Sì, è un trucco che usavo anch'io. Facevo finta che la chitarra aveva solo 5 tasti. Bravo. Esatto. Quindi se tu decidi, ok, suoniamo lo stesso blues in là, suonando per esempio la scala blues. La scala blues maggiore e minore, per esempio, no? Quindi switchare già tra queste due scale. Quanto siamo bravi a farlo in questa posizione? Quindi switchare da... a quella maggiore. Vuoi che ti accompagni? No, vabbè, anche il random va bene. Quindi la scala blues maggiore. Per esempio, la scala blues maggiore poi sul quarto grado non va, perché ovviamente no, troveresti un do diesis che cozza con la settima di re, che è il do. Per cui lì devi tornare nella scala blues minore. Quindi... poi maggiore. Sul quinto grado switchiamo su Mi. Mi maggiore. Benissimo, dopo aver fatto, per esempio, già abbiamo switchato tre scale tutte nella stessa posizione. Ok? Allora vediamo, per esempio, poi gli arpeggi. Andiamo in re. Andiamo in mi. Scala mi solidi, ok. Io sto seguendo te, eh. Non mi sono mosso da questa posizione, ok? Certo. Ok, quindi è la stessa cosa, andrebbe fatta anche in quest'altra posizione. Sappiamo passare da una triade all'altra? In tutti i rivolti? Mi? Mi? Ho fatto solo workout su una posizione. Ok, poi per esempio possiamo lavorare, non so, sulle coppie di triadi, possiamo lavorare sugli arpeggi collegati con la scala cromatica, per esempio. Andiamo in re. Benissimo, dopodiché, ecco, questo è solo per capire un po'
come lavorare, cioè non abbiamo fatto nessun pattern, abbiamo solo lavorato sulle forme cercando di stare sugli accordi, che è certo. Una prima fase. È chiaro che poi c'è un modo di portare i soli, nel senso che il solo blues non sarà mai un inseguimento di arpeggi o un inseguimento di triadi o di scale pentatoniche, ma sarà soprattutto un insieme di frasi che si danno una botta e una risposta, no? Ma certo. E questo è chiaro che va poi intriso di tutto un materiale ritmico che deve essere contestualizzato al ritmo con cui stiamo, sul quale stiamo suonando, certo. Allo stile, all'organico anche, no? Per esempio Albert Collins aveva un approccio più fiatistico, no? Aveva per esempio... Quindi tutto un botta e risposta. Cercato di mettere su un po' così mentre ti accompagnavo ho schiattato una corda. Ah, bellissimo. Questa è un'altra cosa che può capitare e a cui ci si deve preparare, no? Per fortuna che ho una Gibson, meno male non ero lastrato, che erano di scordamenti. Eh sì, anche per questo sono passato alla Telecaster. Perché inizialmente il mio amore era il mio primo amore è stato la Stratocaster, sì. E mi avevano detto, cioè, guarda, il primo amore non si scorda mai. Invece erano tutte cazzate. No, è vero. Ecco. È vero, anch'io sono appassionato fortemente della Telecaster, quindi sì. Questa qua è uno sfizio di questo periodo, no? Però io sì, sono immagino.
Un Telecaster Un attimo a dipendente. rubarvi la cosa, prima di tutto, dopo questa jam ci sta sempre. Eh sì, Ok. grazie. Allora, ragazzi, io Ecco, vorrei ricordare ai ragazzi direi da William che ci che ormai, sono, visto che ha potete. aggiunto bei numeri, fate delle vostre domande a Osvaldo e William, i maestri, Certo, apposta per certo. anche, insomma, rispondere alle vostre domande. Ogni tanto mi inserisco così per ricordare un po' di cose così al volo. Iscrivetevi al nostro server Discord, arrivano tutti i link. Mi allontano un secondo, cambio chitarra, un attimino. Tu parla, Carlo, parla. Ok, Racconta qualche barzelletta, qualcosa. barzelletta, che me sono magnato. No, vabbè, a questo punto chiedo, siccome io sono Osvaldo, ma il maestro Osvaldo non lo sa, ma io sono un grande fan di Osvaldo, lo seguo. Oh, grazie. Onorato. Il suo suonare mi piace, il fatto perché io ho un amore e un omaggio a Jeff Beck, quindi che me l'ha dato William quando studiavo a St. Louis, mi ha proprio dato Jeff Beck. Ti chiedevo questa tele che tele, che così che Sì. incuriosisce sempre tutti, ti Sì, vediamo sempre. questa in realtà è una Telecaster del 1967. Che è la mia main guitar, con cui faccio, diciamo, il 99% dei miei lavori, anche perché ritengo che sia, insomma, tra le chitarre più versatili e anche quella che ti permette di veramente di lavorare sulla tua voce, no? Senza per forza essere allinearti, comunque ispirarti ad altri suoni. Cosa che per esempio fa la Strato, perché comunque la Strato, sai, è molto peculiare, si riconosce subito. Molto versatile. Esatto, sì, diciamo che ha quei suoni così immediatamente distintivi. La Telecaster è una di quelle chitarre che, al di là di certi timbri, non so, mi vengono in mente, non so, Danny Gatton, questo tipo di timbri così lancinanti, ecco, che sono immediatamente riconoscibili e attribuibili a una Telecaster, mi vengono in Anche mente tanti William c'ha una chitarristi. chitarra che non ti piace Ah, ok. Adesso ci siamo. C'ho anche il wah-wah. Incorporato. Eh sì. Per cui la tele ritengo che sia La un'ottima chitarra migliore palestra. del mondo. Questo la dice sempre Come in qualsiasi modo tu la regoli e la usi, cioè è sempre a suo agio la Telecaster. Sì. E tra l'altro permettetemi di dire che è una di quelle chitarre che non ti. Cioè, con la quale puoi tirar fuori dei suoni totalmente differenti, ma senza Sì, è neanche vero. cambiare regolazione dell'ampli. Ed è una cosa pazzesca. Sì. Per questo l'ho sempre amata. Poi ho trovato, tanti anni fa, ho trovato questa in particolare, che è diventata come dire, la mia main guitar, senza la quale, insomma, dalla quale non posso più staccarmi. Ed è una Telecaster originale del 1967, un po' consumata, ma diciamo che sono tutte cicatrici di guerra, ecco. Bella, bellissima. Eh sì, è stupenda. Del 60, di quando è? Del 67? 67, sì. Ha 55 anni, appena compiuti, dai. Wow. Bellissimo. Ragazzi, noi torniamo nel backstage e Fabio. Esatto. Cristian Russo, ciao. Ricordiamo Frank, comunque di allora. lasciare like al video, Lasciate perché. like al video, esattamente. Vai, E grazie. iscrivetevi ai canali, non so. Ragazzi, se avete domande, meglio allora. Io Osvaldo. Ok, Sol, La, Do, diesis, Re, Mi. Come suonano secondo te queste note, Osvaldo? Sol, La, Do, diesis. Cos'è? Simone Balsamo, cosa intendi dire? Sol. Cos'è la Ian Hammer Scale? Simone, Allora io, allora, sol, la, cosa sol, intendi dire come suonano? Ah, intese suonate su 3 ottave. Beh, certo, sono. Beh, io la vedrei così come un mix, no? Tra le due scale, minore e maggiore, la pentatonica minore e la pentatonica maggiore, che insieme formano la scala misolidia, poi alla fine, no?
per cui tutte sono dei sunti di altre scale, della combinazione di altre scale, per cui da quello che sento il carattere è misolidio, quindi su La Settima è la morte sua, sì, no? Sì, però sì, sì. Dove c'è questa diciamo convivenza tra la terza maggiore e la terza minore, che è un po' quello che è l'anima del blues, è che in funzione degli accordi su cui vengono suonati, ovviamente sortirà effetti, come dire, insperati. Cosa dice qua? Avete qualche consiglio per iniziare a improvvisare fuori dai soliti box pentatonici? Sì, certo. Sicuramente. Non suonare le pentatoniche. No, il problema è come le vedi le pentatoniche. Io per esempio, sì, certo. Io per esempio negli anni ho intanto prendere le pentatoniche, perché i box, lasciamo perdere questa parola box che è un po' diciamo è brutta, già no, è già ti sa di ingabbiato. Il problema è anche la scala pentatonica. Dico, siamo capaci di padroneggiarla in tutti i meandri del manico? Questa è una cosa fondamentale, perché spesso qualcuno dice, sai, io ho la pentatonica, voglio uscire fuori dalla pentatonica, però magari usa sempre la stessa forma della pentatonica, quando invece, ritornando a là, cioè la stessa pentatonica, suonata qui, Ha comunque dei colori diversi, no? Ha comunque dei colori diversi, perché la disposizione delle note sulle corde è diversa, e quindi ti ispira altri bending, ti ispira altri effetti, come dire, altre tecniche espressive. Per cui bisogna intanto esplorare la pentatonica veramente, ma per conoscerla bene. Dopodiché cercare di andare fuori. Io per esempio uso spesso le sovrapposizioni pentatoniche, cioè se per esempio io devo improvvisare su un La settima, anziché usare per forza la pentatonica, resta sulla settima, Willy, sì. Potrei usare non solo la pentatonica maggiore o quella minore, ma potrei usare anche la pentatonica dominante, che è la pentatonica maggiore un tono sotto l'accordo, quindi ecco, spiegaci perché sta bene. Bene, guardate, basta, per spiegarsi il perché di una scala, basta fare l'analisi di ciascuna nota della scala su quell'accordo. Okay. Se io suono la pentatonica maggiore di Sol sulla settima, è come se suonassi su questo accordo, che è un La settima sus nona, ma si può anche siglare ovviamente come un Sol basso La, no? Allora cosa succede? Sulla settima, suonando le note di questa scala, ottengo la settima della scala, la tonica, la nona, l'undicesima, la quinta. Quindi ha un carattere un po' sus, suspended, no? Suspended, no? Che dà quel carattere un po' anche funky, se vogliamo. Mischiandola poi. Ho mixato minore, maggiore di La e Sol maggiore pentatonica, detta anche La pentatonica dominante. La come nota e non come articolo determinativo. Pentatonica dominante di La. Quindi che puoi vedere o come pentatonica maggiore un tono sotto l'accordo o come pentatonica minore, se vi viene più comodo, una quinta sopra l'accordo. Quindi se io suono in La settima posso anche sovrapporre il Mi minore pentatonico, lo posso vedere così. L'importante è che il targeting delle note sia rispettato, cioè se io sto utilizzando questa scala e sono sulla settima, avrò cura di terminare su una nota compatibile con gli accordi. Sì. Non andrò sul Re,
No, non andavo certo. Non andrei a lavorare sul a concludere, a targetizzare il re, che è una nota completamente fuori dall'accordo e che anzi è una nota da evitare, no? Per cui anche questa visione modale delle pentatoniche è importante. O potete anche lavorare per sottrazione di note. Per esempio, mi è capitato una volta di lavorare appunto sulla scala blues di mi di la. Per blues intendo blues minore. Mi raccomando, la terza trattatela sempre con un giusto rispetto. Santifichiamo le terze e le settime. Facciamole sempre un po' trascinate in avanti. E anche le settime. Un quarto di tono. Un quarto di tono andante. Terza e settima, mi raccomando. Esatto. Allora mi sono accorto che, per esempio, se in questa scala dove la blue note, la quinta bemolle, è una nota di passaggio, se io invece toglievo la quarta dalla scala, quindi toglievo il re, questa blue note non era più una nota di passaggio, ma era una nota su cui andava il focus, per cui diventa un po' già scofildiana. E già diventa un modo per prendere una scala, diciamo, sì, abbastanza consueta e renderla più particolare. Ma ciao, Rocco Jam. ho cambiato la visione del targeting, cioè quella blue note che come nota di passaggio, sì, rendeva tutto più blues, però era comunque una nota di passaggio. Adesso è diventata protagonista perché diventa una nota su cui va l'enfasi. Quindi se mischio questa scala insieme alla scala pentatonica di Sol, come vedete gli effetti sono, cioè io non ho utilizzato materiale esoterico, scale a 8 note, scale simmetriche, ma ho solo modificato il mio modo di vedere le pentatoniche, di spostarle. Sì, certo. Esatto. Molti citano anche Scott Henderson. Io citerei anche Joe Schofield, che in questo è un certo, grande riferimento. Ma in effetti Scott Henderson quelle idee le ha prese da Schofield. Abbastanza. Diciamo che è tutto un girare sì, intorno a queste contaminazioni varie, perché in quel momento c'era un fermento chitarristico notevole. Se penso a tanta gente che in quegli anni dettava veramente un linguaggio, se penso a Pat Metheny, se penso a Mike Stern, se penso a Joe Schofield, se penso a Bill Frisell, se penso a Aiutami Tu, a tanti altri chitarristi, Scott Henderson, sì, Don Mock più che altro didatticamente, Robin Ford, ma ce n'erano così tanti, che alla fine, cioè, il fermento era la reciproca contaminazione era pazzesca. Se pensi a Pastorius, Steve Kahn, se pensi a io quando suono questo materiale così un po', penso a Pastorius, non penso a un chitarrista, le ho mutuate a lui. È un po' un suono del jazz bass, no? Se pensi a Joe McLaughlin, per esempio. Cioè, sì, riconosci tante... Cos'è questo? Allora, F major, fa settima maggiore, mi bemolle settima...
Flat 5. Ok. Per esempio, mi viene in mente attraverso questa progressione, no? Me la metti in sovraimpressione, per favore? Rimettila un attimo, perché non... In sovraimpressione, ok. Per esempio, in questa progressione, per esempio, che hanno così, per farvi capire anche cosa si può verificare in ambito professionistico. Cioè che ti dicono, ok, il mio pezzo è così, fa questa progressione. E immediatamente ti devi inventare qualcosa. Quindi se non hai la prontezza di stare dentro quegli accordi, conoscere gli accordi e quali scale possono essere riferite a quel, ti puoi trovare in difficoltà. Io per esempio, quando c'è un accordo major 7, non penso mai alla scala ionica, diciamo così, no? A scala maggiore. Ma penso, quando c'è il Fa major 7, io penso alla pentatonica maggiore, una quinta sopra. Cioè io suono in Do maggiore. Lascia questo accordo, Willy, il Fa major 7. Vai, no, lascio. Okay. Sì, io uso questa. Perché? Perché semplicemente perché da un ragionamento si evince che dall'analisi proprio delle note tu vai a prendere tutte le note che ti servono sull'accordo major 7 ed eviti la tonica, che è una nota sbagliata in teoria se presa, certo, in un range molto alto sull'accordo, sì, major 7, perché potrebbe cozzare con, certo, creare un cluster con la settima maggiore. Questo. No? Sì. Esatto. È una nota da evitare, anche se gente come Ray Charles ne ha fatto proprio un cavallo di battaglia, la tonica sull'accordo di settima maggiore, è una cosa stupenda. Sì, io è una cosa che non, pure io la evito sempre, perché sì, mi risulta innaturale, non lo so, è una, allora, cosa se, mi risulta... se, allora, se, ovviamente se suonate in un range basso, se suonate in un range basso, ci può anche stare. È chiaro che se suono qui, è un po'... Allora io ripiego sulla pentatonica maggiore di Do. Esattamente. Poi blues. Ecco, ci può stare. Il problema è come le tratti, cioè tutto ci può rientrare. Il problema è un problema di targeting, cioè le note giuste su cui risolvere. Poi per quanto riguarda il Mi, okay, bemolle settima con la quinta bemolle, penso sia, okay, questo, vabbè. Penso alla scala minore melodica, no? Di Si bemolle, che è la Mi bemolle Lydian dominant, la Lydian dominante. Lydia dominante. E poi abbiamo... E poi vabbè, il 251 minore. Cosa ho fatto? Sol minore, diciamo che Sol minore armonico è l'ambiente. Sol minore armonico è l'ambiente che racchiude il La minore settima, quinta bemolle, il Re settima, quindi modo Re frigio maggiore o frigio dominante, e Sol minore settima ripieghi di nuovo, ma anche lì Sol minore settima, è, che diciamo scandisce anche la risoluzione di quel giro armonico, sì, andrebbe suonato col Sol minore naturale, ma in realtà se tu vuoi suonare un po' dorico, ecco lì, ecco, io penso alla pentatonica, una quinta sopra, anche lì. Assolutamente, sì. E se voglio usare ancora di più sul dorico, penso alla pentatonica, un tono sopra l'accordo, dai il Sol minore, Willy. Se io faccio il mix di queste tre scale, Sol minore pentatonico, Re minore pentatonico, una quinta sopra, e La minore pentatonico, ho un bel materiale su cui studiare, no? Posso switchare alle triadi? Bravo, posso switchare sulle triadi, che sono una riduzione delle pentatoniche, per cui fare...
Metti alla prova, eh? No, no, sempre quello è. Bellissimo. Sol minore tredicesima. Esatto. Come vedete, il materiale è sempre pentatonico, però assume un connotato molto più particolare rispetto all'uso canonico della pentatonica. Timing, consigli? Timing, consigli. Allora, prima cosa per il timing. Intanto è il fatto di concepire la chitarra come se aveste anche una batteria sotto le mani. Per cui un consiglio che do sempre è quello di scandirsi sempre il 2 e il 4, anche mentre improvvisate. Lo faccio da solo, così si capisce. Ok, grande, cioè questa... Osvaldo, grande. Grazie Willy di cuore. Il fatto di, il fatto di darsi il tempo in continuazione senza perdere neanche per una misura il 2 e il 4, questo è secondo me il metodo più adatto per cominciare a lavorare sul proprio timing. Oh, grazie. Grazie Mauro, grande, grazie, grazie di cuore. Mauro. Grazie di cuore. Se avete altre domande, dico, siamo qui a disposizione. Maestro, i sedicesimi rotti e due movimenti, ok, sì, certo. Sì. Sedicesimi. Sì. Sedicesimi esatto, rotti, cioè, esatto, esatto. Intende dire con 16. Delle pause in mezzo. Con delle sì, pause in mezzo. Sì, è quello che succede spesso. Io lo uso tanto questa tecnica perché mi consente di essere, diciamo, meno prevedibile dal punto di vista del fraseggio. We'll be right back.
Grande. Potremmo andare così. Certo, fino peccato, a domani. Peccato un po' di latenza, però insomma. Vabbè, però così dai, si percepisce ancora di più l'idea dei sedicesimi rotti. Ecco. Allora, Alfredo outside playing. L'abbiamo esempi. Messo un po' in questi esempi, no? L'abbiamo messo un po' di outside. È quello che insomma è un argomento molto difficile da attenzionare, che ha bisogno di tanta pratica, ma non tanto nel fatto di uscire quanto in quello di rientrare, che è la cosa più difficile, per cui chiunque si accinga ad apprestarsi, a avvicinarsi a questo genere, insomma a questa tecnica, è chiaro che ha bisogno ovviamente prima di farsi le ossa inside, dopodiché puoi permetterti di uscire e rientrare quando vuoi. A proposito, vi anticipo qualcosa in merito, che a maggio uscirà il mio libro, finalmente. Il 20 maggio si presenterò il libro, non ventilo ancora nulla, però insomma molte domande di questa serata saranno, come dire, soddisfatte da questo libro che è valso, insomma, che argomento, 10 anni di studio, è sull'outside playing, per cui siamo insomma, ho condensato 10 anni di studio e di analisi, di autoanalisi dentro questo lavoro che insomma ho portato a termine, insomma staremo a vedere. Il 20 maggio insomma ci sarà questa presentazione, sono contento. Bene, congratulazioni, sì, dai. Grazie. E dopodiché, insomma, cioè, il problema è proprio quello di fare practice, come dicono gli americani, practice. Qualcuno disse una volta, dice, ma cosa bisogna fare, sai, per acquisire una certa tecnica, una certa dimestichezza? Allora, John Patitucci disse, la regola del 7. 7 ore al giorno per 7 giorni la settimana per 7 anni. In effetti, allora si può fare un esempio dell'outside, intendi dire, credo che sia sempre Alfredo. Sì, certo. Su che tipo di materiale vuoi? Facciamo decidere lui, per esempio, no? Sì, dai, Alfredo. Ma... fai decidere loro, qua sparano cose. Sì. È pericolosa la faccenda, dai. Ma no, va bene, dai, vediamo. Ma nel libro no, però voglio dire, ormai non è niente di nuovo, diciamo, la tecnica dello slap, perché c'è gente pazzesca. Però più che altro ho sempre pensato che tutto dovesse essere in piccola parte un tassellino del tuo linguaggio, per cui sai, la tecnica dello slap, magari difficilmente mi troverai al concerto che faccio a fare. Però mi piace inserirla ogni tanto, visto che uso l'hybrid picking, mi piace inserirla come modo di pronunciare una nota. Che ovviamente sarà diverso. Beh. Per cui io di solito switcho sempre tra il plettro e le dita, perché ogni dito ha un suono diverso. Se io lo faccio col plettro, sì, ha un suono. Se lo faccio con l'anulare, ha un suono. Se lo faccio col medio, ne ha un altro. Se lo faccio col pollice, poi riguardo all'outside, per esempio, anche la scala che ti ho fatto vedere poco fa, la pentatonica, io la chiamo pentatonica diminuita, ci sarà nel libro, la pentatonica diminuita, che quindi ottenuta togliendo la quarta alla scala blues, anche quella è una scala che comunque ha dei suoi connotati outside, se usata bene, perché le prime tre note, in realtà, bypassando, ero in sol mi pare, quindi bypassando, o è là, in sol, bypassando la quarta, tu vai a creare una triade diminuita, sì, per cui è già fuori, magari un'idea interessante è quella di fermarsi sulla nota fuori, no? Se io faccio per esempio, Thank you.
Oppure basta spostarsi, per esempio, prendere la stessa scala, per esempio la pentatonica, e spostare il centro tonale mezzo tono sopra. Mi sono spostato facendo finta che qualcuno, no, mi avesse dato una botta qua. Ma se non ho la percezione di dove dover ricadere, di targetizzare cioè il rientro, tutto sarebbe vano, tutto il lavoro sarebbe vano. Vedete come sono sempre, cerco di essere sempre a fuoco sulla risoluzione della frase, su una nota bersaglio, su una nota bersaglio, e quello è fondamentale. Poi ripeto, nel libro ci saranno 10 capitoli, ognuno con un argomento diverso. Saranno più di 60 pagine dedicate a questo argomento, per cui verranno visionate tante cose, dalle triadi alle scale pentatoniche, alle quadriadi, alle scale esatonali diminuite, scale alternative, le scale Dorian seconda bemolle, insomma ci sarà un po' l'inferno. Qualche consiglio sostituzione armonica da aggiungere al già famosissimo giro blues? Certo, ci sono diverse soluzioni che possono anche, andare al di là dei classici turnaround, no? Che si suonano sempre, che ormai a cui ci hanno abituato tutti, è chiaro, vengono fuori dalle progressioni un po' jazzistiche, no? Dalle produzioni jazzistiche dei blues di Charlie Parker, dei blues di Sonny Rollins, che sono ormai dei capisaldi, ormai sono diventati degli standard. Però per esempio ci sono anche delle altre possibilità, no? Per esempio una progressione che invito sempre ad attenzionare è quella di Stormy Monday nella versione degli Allman Brothers. Sì. Quella è una... È stupenda e ti consente di lavorare sul maggiore, sullo switching tra maggiore e minore, e sull'uso delle scale blues, dell'interpolazione. Senti, tra le scale blues. Se vuoi te la suono. Sì, dove la fai? In sol? Quella sì, quella sua. Va bene, vai. Cerco di mettere insieme le cose che abbiamo detto. Thank you.
Yeah, all right. Yes, grazie, grande, man. Grazie, grande, grazie. Grazie. Grazie, grazie. Sì, sì, perché qui su è veramente una cosa non rara trovare sulla seconda parte del blues quando va in sol. Eh sì. La minore. Eh sì. Si minore. Eh certo, perché adesso qui come fai? Allora, risolvere questa cosa nel modo jazzistico non andrebbe per niente bene. No, sarebbe una cosa preincollata. Preincollata. No, ma suonerebbe malissimo, secondo ma me, no. Una cosa forzata. Lì ci sono due possibilità. Allora, sì. Ovviamente, innanzitutto bisogna spiegare anche l'articolazione armonica, perché Stormy Monday era un blues, diciamo, di T-Bone Walker, quindi 1-4-5, niente di che. Tradizionalissimo. Tradizionalissimo nella progressione armonica. Quella versione lì, degli Allman Brothers, sicuramente mixa un po' il materiale blues al materiale più occidentale dell'armonia tonale, certo. No? Dell'armonia certo, diatonica, certo. Dove troverai, quindi, al di là della progressione primo, certo. Quinto con la dominante, poi diventa sol maggiore, secondo grado, terzo grado, in realtà lì sarebbe un mi che viene sostituito con il si bemolle, quindi diciamo una sostituzione tritono, se vogliamo. E poi il re sus, che in realtà sostituisce come se fosse la minore. E lì, sì. Per esempio, mettevo la scala pentatonica di dominante. Quindi dove c'è il re sus, andavo di do pentatonica. Eccolo. Ma attenzione, tutta questa armonia diatonica. Sì. In realtà potresti anche cavartela con una scala blues minore che un po' fa da comune denominatore, quindi. Che belle le triadi aumentate. E poi arriva Tom e Jerry. Allora. Esatto. Anche così, no? Tom e Jerry. E poi... Com'era? Sì. Qua dice, consigli nelle progressioni blues con l'aggiunta di accordi di tredicesima bemolle. Ok. Certo. Bene. Allora... Primo quarto. Bene. Allora, ovviamente, la scala che viene in mente è la scala super locria, no? Quindi da sol. Ok, quindi per passare da sol immaginiamo di fare, per cui io potrei passare dal materiale sovraesposto, quindi sol maggiore, sì. Sol minore, blues, però nel momento in cui mi immagino quella tensione lì, allora posso andare sulla scala superlocale. Ti accompagno in sol. Thank you.
Ok, quindi... Ecco, per esempio. Lì ho utilizzato per evidenziare questa articolazione la scala superlocria. Settimo modo della scala di La bemolle minore melodico, quindi... che evidenzia proprio non solo la quinta diesis, ovviamente, o la tredicesima bemolle, ma anche tutte le altre alterazioni, quindi la nona bemolle, la nona aumentata e anche la quinta bemolle. Quindi è un'ottima scala per gestire questo genere di tensione. Se magari volessimo però pensare ad una cosa un po' più mirata, potremmo pensare proprio a mirare la nota. Se io per esempio, guardate, sovrappongo a sol settima la triade di La bemolle minore, quindi ottengo questo accordo. Esattamente. È un sunto della scala superlocria, però mi permette di giocare con alcune delle alterazioni, perché contiene la terza del sol, la tredicesima bemolle e la nona bemolle. E se io provassi a sommare, a gestire, guardate, per esempio, le due triadi di sol minore, okay, e la bemolle minore. Perché? Vediamo perché. Queste due triadi minori, distanti un semitono, rappresentano quella che si chiama una coppia di triadi. Gli inglesi la chiamano, gli americani, la triad pairs, no? Sono coppie di triadi distanti un semitone che quindi non hanno note in comune e che insieme formano una scala. Una scala esatonica. Ma in realtà questa scala è formata dall'accostamento di queste due triadi. No? Okay, allora, se io giro questi... Allora, guardate, analizziamo le note dei due accordi in funzione del sol settima. In realtà sto suonando la tonica e la quinta, ma questo si bemolle, che in realtà nasce come terza minore dell'accordo, io lo considero la diesis, non si bemolle, quindi una nona aumentata. Un po' un accordo di Hendrix. No? L'altro invece ho la nona bemolle, la terza e la tredicesima bemolle. Quindi se io tendenzialmente vado a creare rivolti su questo stesso set di corde, potrei fare 1, 2, 3, 4. Quindi, abbandono un po' il concetto di scala superlocria e lo vedo con le triadi, che mi dà un fraseggio un po' più sofisticato rispetto al classico. Proviamo a fare quel giro di poco fa, Willy. 3. È un'idea che può essere, come dire, presa come spunto
per sviluppare tutta questa tematica delle trade pairs affascinante. Ragazzi, si sta facendo una certa, come si dice da queste parti. Diciamo che abbiamo spazio forse per un'altra domandina, ok? Come al solito siete sempre fantastici, sempre molto interessati, notiamo che c'è molto interesse. Vediamo, fateci un esempio su un blues minore con l'armonia di Mr. PC, ok? Quale vuoi fare? Sì, va bene. Puoi fare... ma anche Mr. PC va bene. Allora, sì, l'armonia di, l'armonia di Mr. PC, qua siamo sul minore, quindi sì. c'è qualche variazione da sì, spiegare, esatto, insomma. Esatto, insomma, in teoria, al di là del, diciamo, dell'ultimo accordo, no? Perché la progressione si muove sul primo, quarto, poi abbiamo il sesto bemolle, quinto e il do minore. Il primo minore, per cui io diciamo che sul primo minore già il tema lo dice che suona un po' dorico, no? Perché c'è il la, ma ancora una volta, per suonare dorico, piuttosto che ricorrere alla scala dorica, suoniamo la pentatonica un tono avanti, no? Se mi dai un do minore faccio sentire l'effetto del re minore. Sì. Questo è Do, questo è Re, se poi faccio un mix, posso suonare un po' di scala blues di Do, no? Quindi mixo anche il Sol minore pentatonico. E poi sai che faccio? Per suonare out mi sposto una terza minore avanti.
Quindi alterno Do minore a Mi bemolle minore pentatonica. Quarto grado, ovviamente. Do minore. Per andare su questo La bemolle, no? Mi piace suonare la Ray Scale. Qual è la? Non l'ho capito. Si chiamano rail scale, rail scale, le scale a binario. Guarda, sul La bemolle settima, sì. Suona la scala così. Guarda che bella. No, attenzione. Due tasti indietro, penso, perché è su questo, è all'undicesimo tasto. Qua. Ok. Che note stai per Mi bemolle? Sì e Do. No, si no, bemolle. No, no, attenzione, attenzione. No, no, le scale sono... Sì, allora. Esatto, sì. Tutte sugli stessi tasti. Sì, oh. Il problema è che... Il problema diventano... è articolarle. Così sembrano un po' dei pattern quasi pentatonici, no? Se invece si organizzano... Ok. Esatto. Ok. Oppure le puoi organizzare proprio random, no? Facendo un po' zig zag. Sono interessante. Esatto. È chiaro che le puoi anche condire con dei cromatismi, no? Facendo... Beh, diciamo che questo è un accordo, è un tipo di accordo che si presta a queste soluzioni, sì, esatto. Outside, insomma. Esatto. Che poi se vai ad analizzare le note, non sono tutte outside, molte sono dentro. Certo, ma è proprio quello che giustifica. Esatto. È proprio quello che giustifica. Il problema è sempre usarle con un timing credibile. Non incredibile, credibile. Sì. Ragazzi, siamo giunti forse alla conclusione. Io dico che avete fatto delle domande sempre molto interessanti. Il nostro Osvaldo ci ha dato... Speriamo di essere stati all'altezza. Assolutamente sì. Fantastica, ragazzi, è stata stupenda. Veramente. Questa è stata veramente una diretta. Questo è un documento da tenere. Veramente, credo che ci dovrebbe essere una parte. Sono stato fortunato che Osvaldo ha tirato fuori i brani che conoscevo. Assolutamente. E viceversa. Non abbiamo provato, sicuramente non l'abbiamo per niente provati prima, neanche l'avevamo stabiliti prima, quindi mi ha detto bene questa sera. Non solo, lo diciamo online perché queste sono cose da backstage, loro suonano con latenza, ragazzi, cioè esatto. Loro suonano suonando indietro, voi li sentite bene, ma perché hanno la consapevolezza di suonare indietro. Sì. Diciamo questa. Quindi volevamo di Osvaldo, Osvaldo come io mi scuso per non essere stato all'altezza del suono che di solito abbiamo, però sono in una situazione un po' rimaneggiata. No, no, io sono proprio in diretta con la chitarra, per cui sono molto molto il suono c'era tutto. Sì, molto, come dire.
Però volevamo chiederti, Carlo, se si potesse fare la parte 2 di questa diretta. Sì. Ne parlavamo su WhatsApp. Certo, quindi, certo, William, certo. Tu sei d'accordo? Certo, come no? Sentiamo certo. Il capo. Va bene. Assolutamente. Con piacere. Ragazzi, iscrivetevi ai social di tutti, ovviamente tutti noi più o meno siamo su Instagram, YouTube, Osvaldo è anche su YouTube. Sì, mi fareste, come dire, ragazzi, ci potremmo aggiornare. Poi occhio che Musica non inizia adesso è anche su TikTok, al momento senza contenuti, ma siamo anche lì per vedere cosa succede. Ragazzi, mi raccomando, sì, iscrivetevi ai nostri canali. Al mondo. Ok, sì. E tra l'altro... stiamo cercando di lanciare delle iniziative nuove per questa rubrica Note Scale Senza Frontiere. Osvaldo, ti ricordi di Giochi Senza Frontiere? Sì, certo. Anche di Giochi Proibiti, eh? Ma non era il brano dei Metallica questo qua? Sì, esatto. Questa qua è stupenda. Hai capito, sti Metallica sono ma bravi. Che è sto Giochi Proibiti? Questo è il pezzo dei Metallica. Oh. Ma che minchia è così? Ma che minchia è sto Giochi Proibiti? Mannaggia, devo tornare in Sicilia, porca. Dai, arricampati. Va bene, ragazzi. Io vi ringrazio per avermi ospitato qui. È sempre un piacere condividere, soprattutto sì. Serate di chitarra insieme a voi e a tutti gli appassionati che insomma ci seguono. Io ovviamente rimango a disposizione, quindi chiunque mi voglia contattare lo faccia, se ha domande anche io di solito rispondo, magari non immediatamente, però contattatemi tranquillamente anche su WhatsApp, su Instagram. E avrò il piacere insomma di condividere qualche notizia insieme a voi, ecco. Se posso essere grande Luca Arduini, salutiamo Luca, abbiamo suonato insieme al Guitar Show un brano dei Credence la scorsa estate con Luca, grande speriamo di rifarlo. Ciao Luchino, ciao, ti voglio bene Luca. Grande buonanotte chitarista. A voi ragazzi, buonanotte a tutti ragazzi. Grazie mille davvero ancora un minuto e ci vediamo dopo di là, ok? Esatto. Buonanotte, ciao, ancora, ciao, alla prossima, ciao. Alla prossima.